galletto all'uccelletto, e faccio vedere gli ingredienti in modo veloce e si inizia subito la ricetta. Se siete nuovi iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate anche con quello che ne pensate. Se avete qualche domanda vi rispondo nei commenti. Allora, questi sono gli ingredienti semplicissimi: gallettini, concentrato di pomodoro, 3 spicchietti d'aglio, rosmarino e sale. Comunque sia, potete mettere anche solo sale se volete. Io me le sono già preparate un po', vedete, di questa grandezza qui. Ragazzi, cosa molto importante per i galletti da tenere d'occhio, soprattutto quando le tagliate, che riducano di un terzo all'incirca il volume, dico. Quindi, se fate pezzettini troppo piccoli, dopo vi, cioè, sarà tipo un ragù. Per esempio questo, ora in due, un po' troppo, facciamo un tre, così, ecco, pezzi di questa dimensione. Un altro consiglio che posso dare, siccome questi video di galletti li ho raccolti in questi giorni che era molto piovoso, per non far tirare troppo acqua fuori ai galletti, quindi viene un sugo lesso, diciamo, io che ho fatto, li ho lavati, dopodiché li ho centrifugati e li ho stesi su un panno, su un torcione da cucina, su un asciughino, all'aria aperta, in modo che si disidratano un pochino. E l'ho lasciati per un giorno lì, poi in frigorifero senza coprirli, in modo che perdano un po' di umidità. In questo modo rimarranno più consistenti e il sugo verrà un pochino più saporito. Faccio preriscaldare la padella, quando è calda un bel giro d'olio, e poi vado a mettere tutti i finferli. Deve sentire subito questo rumore qui, questo cish. Metto subito una macinata di pepe nero, mi raccomando fuoco vivo, e lasciamo dorare un casolino senza girare subito la padella, perché altrimenti, cioè scusate, senza girare subito i galletti, perché altrimenti la temperatura si abbassa e quindi lessa. Sale e lasciamo cuocere sempre a fuoco medio alto. Vedete, dopo che si sala, non si gira, inizia a tirare fuori l'acqua. Guardate che spettacolo. Allora, con l'aglio, il rosmarino e la salvia bisogna fare un trito, quindi se volete schiacciare l'aglio, altrimenti fate tutto a mano. Questo è il risultato finale. Ora andiamo a preparare il sughetto. I gallettini sono pronti, vedete? Dorati un po' in questa maniera. Prendono un sapore favoloso. Una pentola con bordi alti e andiamo ad inserire olio e il nostro frito di erbe e aglio. Come se si facesse un uccelletto, però anziché utilizzare il pomodoro vado a utilizzare il concentrato. Fuoco piccolo e facciamo insaporire. Meglio se tutto l'olio copre la superficie. Io adesso lo vado a tenere inclinato in modo che faccia solo aromatizzare. Cosa molto importante per questa ricetta, è bene che le erbe e l'aglio stiano immerse nell'olio la maggior parte possibile, perché altrimenti, perché così si insaporisce con l'olio e non brucia dove non c'è l'olio. Oltretutto, bisogna stare attenti a farla a forma ridotta, perché se l'aglio si colora e quindi prende la tipica colorazione dorata, cambia di sapore e gusto, cosa che non voglio in questa ricetta, anzi, a dire la verità, in quasi nessuna ricetta. Non è questo lo scopo, perché proprio sentite un odore diverso, un po' più pungente e non troppo gradevole, secondo me. Dopodiché vado ad aggiungere il concentrato, e il concentrato lo utilizzo perché non lascia residui di pomodoro in bocca, cioè si sentirà il gusto del pomodoro, però
impercettibile alla lingua la consistenza del pomodoro, quindi avremo la consistenza solo del galletto. E secondo me questa è una, diciamo, è un buon metodo per sentire il galletto e valorizzare il galletto, ma allo stesso tempo insaporendolo con un gusto di pomodoro non invasivo, perché se utilizziamo una passata o dei pelati, secondo me sarebbe troppo invasivo per quanto riguarda il fungo. Inizia a fare bollicine, ma non va fatto scaldare troppo. Arrivati a questo punto, rialziamo un capellino al grasso e vado ad inserire il concentrato. Tanto adesso il concentrato riabbassa la temperatura della pentola e non si brucerà niente. Tra aglio e mescoliamo bene. Questo concentrato si deve un po' soffriggere nell'olio, dopodiché aggiungeremo l'acqua. Lasciamo così per circa 5-10 minuti. Mi raccomando, occhio a non bruciarlo. E adesso vado a aggiungere l'acqua. Aggiungiamone in abbondanza in modo da far restringere tutto il sugo e quindi andare a ottenere la giusta consistenza, il giusto rapporto tra il pomodoro e l'acqua. E ulteriore cosa, io consiglio di aggiungerne di più in modo tale da lasciare il tempo all'aglio di cuocere e quindi di non essere troppo invasivo all'interno del sugo. Ecco. Così deve andare il sugo, piano piano. Allora, il sugo è pronto, questa è la giusta consistenza, vi faccio vedere. Se volete potete anche lasciarli cuocere gli ultimi 5 minuti nel sugo, non è un problema, anzi, io oggi non l'ho fatto perché mi sembrava che il sugo fosse già venuto ottimo così. Al massimo le risalto un pochino qui in padella. Amalgamiamo il tutto. Ragazzi, questi sono ottimi da mangiare su della polenta grigliata al forno. La polenta normale, un bel sughetto di finferli sopra. Buonissimo. Sono ottimi su dei crostini normali, in qualsiasi modo, anche da mangiare così, sono favolosi. Guardate qua, che spettacolo. Ecco la nostra polentina che griglia, sì, ci siamo quasi. Girate, eccolo qua. Allora, briciolini di pepe, così, un pochino di sale, anche se io l'ho già fatta bella saporita. Adesso i nostri gallettini all'uccelletto. Sopra, su questa bella polentina croccante, così, un goccino d'olio nuovo, poi andiamo a chiudere con un po' di rosmarino, così. E il piatto è pronto. Fatemi sapere che ve ne pare nei commenti. A me pare buonissimo. Ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.